sono il primo maschio vaccinato in Italia e sono orgoglioso che abbiano scelto me. Io sono una figura a stretta collaborazione con l'infermiera e con il medico. Una giornata significativa, speriamo di aver dato un bel segnale, un segnale abbastanza forte. Quindi io mi auguro che tutti riescano a capire l'importanza del vaccino, e anche perché è stato un anno talmente tremendo sotto il punto di vista il carico di lavoro che c'è stato, che è un po' emozionante. Si era addirittura commosso l'operatore sanitario Omar Altobelli subito dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Era il 27 dicembre 2020 e all'Istituto Spallanzani di Roma, in contemporanea agli altri 26 paesi dell'Unione Europea, iniziava la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus. L'ottimismo di quel giorno è solo un ricordo. Le forniture promesse dalle case farmaceutiche sono in ritardo, provocando un effetto collaterale non previsto all'allungamento dei tempi della vaccinazione di massa. Il verificarsi, cioè, di tutta una serie di comportamenti poco chiari, per non dire del tutto illegali, legati all'acquisto, alla distribuzione e anche alla somministrazione dei vaccini. Lorenzo Salvia ce ne racconterà alcuni, insieme al corrispondente da Parigi Stefano Montefiori, perché non si sa se è il caso di dire, per fortuna, certe cose non accadono solo in Italia. Poi Paolo Salom ci spiegherà chi è Disha Ravi, l'attivista indiana di 22 anni, arrestata qualche giorno fa nel suo paese. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 18 febbraio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Lorenzo, ci sono diversi tipi di furbetti del vaccino. Qual è il primo? Il furbetto del primo tipo era in un certo senso artigianale. Parliamo dell'inizio di gennaio, quindi dei primissimi giorni della campagna per la vaccinazione. E succedeva questo. Alcuni medici e alcuni infermieri non si presentavano all'appuntamento per essere immunizzati. Si trattava allora del vaccino della Pfizer, quello che va conservato a 70 gradi sotto zero e quello che una volta diluito va consumato entro 6 ore. Dopo aver aspettato un po', pur di non buttare le dosi già aperte, la persona incaricata di somministrare la dose chiamava un parente, un amico, un conoscente che altrimenti si sarebbe vaccinato molto più avanti nel tempo. Nelle chat degli infermieri e dei medici che hanno segnalato questi primissimi episodi chiamavano questo fenomeno la scarpetta, e questo già ci fa capire come in buona parte dei casi non sia stata una truffa in grande stile, ma insomma qualcosa di maldestro alla Totò e Peppino, anche se comunque irregolare. Resta il fatto che ci sono stati diversi casi in Italia, da Modena a Palermo. 6 procure della Repubblica hanno aperto un'inchiesta e sono ancora in corso le indagini dei NAS, i Carabinieri della Sanità. Nella maggior parte dei casi, però, la punizione è già arrivata. Alle persone chiamate al volo e che così hanno saltato la fila è stata sospesa la seconda dose, quella che dà la protezione più alta dal virus, e quindi andranno in fondo alla lista. Una versione più a lieto fine di una vicenda simile è capitata a Seattle a fine gennaio. In uno degli ospedali della città statunitense in cui è tra l'altro ambientato Grey's Anatomy, cioè il più famoso medical drama televisivo, il guasto a uno dei frigoriferi in cui vengono conservati i vaccini ha costretto intorno a mezzanotte il personale sanitario a un appello su Twitter. Chi voleva poteva presentarsi nel parcheggio della struttura per farsi iniettare una delle 588 dosi rimaste e che altrimenti sarebbero andate perdute. 12 ore dopo l'operazione era conclusa. Lorenzo, il secondo tipo di furbetto del vaccino invece è molto meno artigianale. Sì, qui più che di artigianato parlerei di fenomeni dai contorni oscuri, nel senso che c'è un mercato parallelo dei vaccini. Faccio 2 esempi concreti per capire bene di cosa parliamo. La settimana scorsa, per esempio, è arrivata una chiamata sul telefono diretto di una funzionaria che lavora all'emergenza Covid. Dall'altra parte del telefono c'era una persona che chiamava dal Brasile.
offriva 1 miliardo di dosi di AstraZeneca, il terzo vaccino autorizzato in Europa. Prezzo trattabile tra i 15 e i 20 euro a dose, quindi molto più alto rispetto a quello previsto dal contratto della Commissione europea, che in teoria sarebbe segreto, ma che sappiamo viaggia intorno ai 2 euro a dose per questo tipo di vaccino. Quella stessa persona diceva di aver chiamato anche mesi fa per offrire i tamponi, quando i tamponi erano, diciamo, rari, come adesso accade con i vaccini. Tutte e due le offerte sono state rifiutate. Qual è l'altro esempio? Non è una telefonata, ma sono 3 mail arrivate all'ufficio del commissario all'emergenza Domenico Arcuri. In questo caso si offrivano sia vaccini AstraZeneca che vaccini Pfizer. Anche in questo caso i prezzi erano molto più alti rispetto a quelli ufficiali, diciamo così, e anche in questo caso non c'è stato seguito. Le mail non arrivavano direttamente dalle case farmaceutiche, ma da alcuni intermediari che, come dire, da un primo esame non sembravano proprio il massimo dell'affidabilità. Sono due esempi, ma non sono casi isolati, ed è facile immaginare quello che potrà succedere tra qualche settimana, quando il vaccino russo, lo Sputnik, arriverà a San Marino, che lo sta per acquistare. Poi c'è il caso del vaccino tutto compreso. Sì, esatto, chiave in mano. Qui, più che i furbetti del vaccino, ci sono i turisti del vaccino, o presunti tali, perché qui la situazione forse è ancora più opaca, nel senso che nelle ultime settimane si sono moltiplicate le offerte da parte di agenzie di viaggio e tour operator che propongono proprio pacchetti turistici completi di vaccino. Quasi sempre la destinazione è un paese del Medio Oriente, come l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti. La proposta è quella di restare lì, in vacanza, tra la prima e la seconda dose. Naturalmente bisogna fare attenzione, perché quasi sempre si tratta di truffe belle e buone. E dopo aver incassato un anticipo anche molto cospicuo su un pacchetto che in alcuni casi arriva addirittura a 45.000 euro, l'agenzia, il tour operator, sparisce nel nulla e arrivederci. E se non si tratta di una truffa, è comunque qualcosa di poco chiaro. Specie verso la metà di gennaio c'è stato il forte sospetto che una parte delle dosi di vaccino destinate all'Unione Europea fossero state dirottate verso altri paesi disposti a pagarle di più. E tra questi paesi ce ne sarebbero anche alcuni del Medio Oriente, che potrebbero aver offerto queste dosi a uomini d'affari in arrivo dall'estero. Quest'ipotesi è sempre stata smentita, e in tutti i paesi la vaccinazione è riservata ai residenti. Ma diciamo che qualche flusso laterale e fuori controllo ci potrebbe essere stato. Con un paradosso finale, cioè che il turismo è stato forse il settore più colpito dal Covid, è proprio al Covid, o meglio al vaccino, si aggrappa per provare a ripartire. Dall'Italia ci siamo quindi spostati sul mercato internazionale, in cui si muovono i più fortunati. Tra loro ci sono, per un altro motivo, anche diversi abitanti di Parigi, come mi ha raccontato il corrispondente del Corriere, Stefano Montefiori. Passata la prima fase di scetticismo, quando i sondaggi indicavano che una maggioranza di francesi restia a vaccinarsi, ora il problema anche in Francia è la penuria di dosi e quindi la difficoltà a ottenere un appuntamento. Per vaccinarsi le persone devono usare una piattaforma privata, anzi tre piattaforme private online, Doctolib, Maya e Keldoc. A Parigi di fatto sono facilitate le persone più connesse. Appena arrivano nuove dosi e si riaprono le prenotazioni, usano subito le applicazioni sul telefonino e magari riescono a trovare un posto a Pantano o alla Courneuve, che sono le cittadine popolari della periferia. In questo modo il digital divide si fa sentire anche nella campagna di vaccinazione. I parigini più informati, abituati a usare le app del telefonino o comunque il computer, riescono a trovare le fasce orarie ancora disponibili, allargando un po' la ricerca ai comuni popolari del dipartimento Seine-Saint-Denis. Chi abita in questi comuni, in periferia, che magari ha una connessione meno veloce, oppure sono persone anziane o con poca dimestichezza nel maneggiare lo smartphone, queste persone rimangono indietro. Quindi di fatto i parigini iperconnessi riescono a trovare posto e gli altri no. Il presidente Macron ha insistito molto sulla necessità che il vaccino contro il Covid-19 vada a beneficio di tutti, lo ha detto in più discorsi nei mesi scorsi, sottolineando il fatto che il vaccino debba essere una risorsa per tutte le persone,
non solo per i più ricchi, e in tutti i paesi del mondo. Ma tradurre in pratica quel principio si sta rivelando complicato anche tra Parigi e la periferia. Grazie Stefano Montefiori e Lorenzo Salvia. Noi andiamo avanti con Paolo Salom per parlare di India. Questi sono alcuni manifestanti che nei giorni scorsi hanno protestato a Bangalore dopo l'arresto dell'ambientalista Disha Ravi. Paolo, di chi si tratta? Disha Ravi è una ragazza di 22 anni, indiana di Bangalore, una città nel sud dell'India. È laureata in economia, ma in questo momento ha altri pensieri per la testa. Dobbiamo sapere che Bangalore è una delle città più tecnologiche dell'India, una città moderna, una città dove i giovani possono tranquillamente connettersi con il resto del mondo. Se uno ha un'idea di un'India rurale, arretrata, lenta, bene, non è Bangalore. E Disha Ravi, che pure viene da una famiglia di contadini, è una cittadina del mondo, una ragazza sveglia, attiva, una di quelle persone che fa dell'impegno personale la ragione della sua vita. E difatti è la rappresentante indiana di Fridays for Future, quella compagnia di giovani dediti al clima, all'ambiente, all'amore per la terra, fondata da Greta Thunberg, la ragazza svedese di cui non bisogna dire altro perché è conosciuta da tutti. Perché è stata arrestata e portata in elicottero nella capitale New Delhi con l'accusa di sovversione? Disha Ravi è inciampata in qualcosa che forse non si aspettava. Disha cerca di risvegliare le coscienze delle persone che incontra, una ragazza che mai uno potrebbe pensare di vedere arrestata dalla polizia, arrivata addirittura dalla capitale New Delhi. Ma questo è quello che è successo domenica scorsa, perché Disha Ravi ha diffuso online un toolkit, un manuale per sostenere delle proteste che sono in corso soprattutto a New Delhi, ma anche nel resto del paese, contro la riforma del mondo rurale che è stata introdotta dal governo lo scorso settembre ed è stata molto contestata al punto che gli agricoltori hanno organizzato una marcia sulla capitale che poi qualche settimana fa si è trasformata anche in duri scontri con la polizia. Disha ha appoggiato questa forma di protesta perché lei è convinta che ci sia una relazione tra la vita nelle campagne e l'ambiente. Quanto più l'ambiente è in pericolo, tanto più lo è la vita dei contadini, cioè della parte più povera, più vulnerabile dell'India. Come giustamente ricordavi, da mesi in India i contadini protestano contro la riforma agraria introdotta a settembre dal governo Modi. Perché? L'India rurale fino ad oggi ha riformato la vita dei contadini in modo che ciascuno potesse coltivare il suo appezzamento di terra e potesse sostentarsi del suo lavoro. Questo ha significato, per dire, prezzi bloccati, regole precise nel commercio dei prodotti agricoli, e però ha anche limitato lo sviluppo di queste forme di indipendenza agricola, perché gli appezzamenti, rimanendo sempre molto piccoli, parcellizzati, non avevano certamente la possibilità di fare grossi investimenti e dunque entrare anche nel settore agricolo nella modernità. Più volte il governo in passato ha cercato di riformare questo settore, scontrandosi sempre con il timore che questi cambiamenti potessero danneggiare i contadini per favorire, per esempio, le grandi industrie, chi aveva la possibilità di fare grossi investimenti, e comunque avrebbe fatto sparire anche tutti quei piccoli mediatori che sono stati la cerniera tra i produttori e i mercati piccoli, locali, riferiti alla regione di appartenenza, che ha funzionato fino ad oggi, per decenni.
però ha anche mantenuto la campagna indiana in un'altra epoca. Ogni tentativo di riforma si è scontrato con queste problematiche. Le proteste di agricoltori e contadini, oltre che di Disharavi che li appoggia, hanno ottenuto qualche risultato? I rappresentanti degli agricoltori stanno trattando con il governo, fino ad ora non hanno ancora trovato un compromesso, però speriamo per l'India stessa e anche per Disharavi che questo compromesso si possa trovare velocemente e così il paese possa tornare alla sua vita normale e senza la necessità di andare a prendere e mettere in cella una ragazza di 22 anni che pensa soltanto al bene del pianeta. Quali sono state le reazioni all'arresto di Disha? Non soltanto all'estero, ma anche in India si sono sollevate molte voci per dire che questo arresto era sicuramente esagerato, se non addirittura anticostituzionale. E tuttavia il giudice che l'ha vista in un'udienza ha stabilito che dovesse essere trattenuta per accertamenti in questa cella del quartier generale della polizia a Delhi, quindi non è andata in un carcere vero e proprio, tuttavia la sua libertà per 5 giorni è stata limitata. Grazie Paolo Salom. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, condotto da Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina, dal lunedì al venerdì, la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.